bastone. Agagagagra. Tan tan tan, tua madre ha le emorroidi. Tan tan tan, tua madre ha le emorroidi. No, devo cantare, perché altrimenti Madonna Belva vengo lì e vi taglio la gola. Vi taglio la gola! Allora, ovviamente è inutile che ve lo chiedo, l'avete spoilerato per bene Fallout 4, eh? Tanto ormai il Day One non esiste più, no? Il Day One è come la community italiana, bello crederci ma non esiste, come Babbo Natale. Comunque, sono qua per parlare del tumorato che ha fatto lo speedrunning su Fallout 4. Sapete, no? Quello che si mette a correre dalla mappa, dal vault, fino alla fine della mappa per vedere quanto tempo ci impiega. Aspettate che vi faccio vedere un colpo della Madonna. La Madonna, che cazzo! Minchia, vabbè che sono potente, ma figa, ha fatto due giri della morte. Che cazzo! Comunque, questo bel tumorato, oltre ad aver streamato un gioco di cui non aveva nessun diritto, perché il gioco esce il 10 novembre, ha fatto vedere come ci impiega dal vault fino alla fine della mappa, dall'altro lato, 11 minuti per raggiungerla correndo senza affrontare nessun nemico. Il bel tumorello però, e tutti, scandalo, scandalo, sono 11 minuti, ma loro ci avevano promesso una mappa enorme. Calma, calma, calma bambini, calma. Allora, c'è una differenza. Perché io sono andato a vedere il video di Skyrim, dove affronta lo speedrunning della mappa. Allora, prima di tutto, il tizio di Skyrim va piano, va camminando, cioè cammina dall'inizio alla fine. Il tumorato che usa Fallout illecitamente, invece corre. Il tizio di Skyrim affronta i nemici, ragni, ragnetti, eccetera, eccetera, quindi perde tempo. Il tumorato, che non ha nessun diritto su Fallout, corre ed evita i nemici. Il tizio di Skyrim affronta i tornanti delle montagne, destra, sinistra, e sale sulle montagne e scende, ma quella è zona morta, che ti fa perdere tempo e quindi si accumula. Il tumorato invece va dritto su Fallout. Quindi, se voi piangete perché la mappa... 11 minuti, perché non ci sono zone morte come in Skyrim. In Skyrim molta zona è morta, non c'è niente, capito? Cioè, usate quel cervello di merda! Usatelo quando fate ste cose, no? Beh, tutti i siti sozzi a riportare la notizia. Ah, che schifo, che scandalo! Oddio! Perché la vera domanda è, ma vostra mamma quanto ci impiega a prenderlo in figa? E questa è la vera domanda, non quanto ci impiegate voi a girare per la mappa. Ma voi, questi giochi non sono per voi, non fanno per voi. Voi dovete andare a giocare a The Order 1886. Mettete dentro il disco oggi pomeriggio, domani sera lo tirate fuori, lo sbattete nello scaffale, perché vi dura 8 ore, siete contenti. Questi sono i giochi che fanno per voi, ma Fallout non fa per voi. Andate a giocare a Metal Gear, dove fate volare i soldatini col paracadute. Che bello! Quelli sono i giochi per voi, non questi. Questo è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. Lasciate perdere. Non siete capaci, non è roba per voi, è troppo complesso, lasciate perdere. Ma poi, io dico, Cristo Dio, questi vi hanno fatto un gioco complesso, immenso, pieno di dettagli, ve l'hanno fatto vedere alle 3, ve l'hanno fatto vedere dove ci spulciavano proprio i tabelloni dei comandi, no? Dei computer che hanno curato i tastini, i pulsanti, di ogni cosa, niente, oh! Siete di coccio come il culo di vostra mamma proprio. Vi hanno fatto vedere quanto ci hanno lavorato, 4 anni. Vi hanno fatto vedere che hanno introdotto la gestione degli insediamenti con tanto di editor. Con tanto di editor interno nel gioco in tempo reale. Ma cosa volete di più? Questi qui potevano dire, ma va, un editor nel gioco, ma stai scherzando, con tutti i bug che ci sono da risolvere, con tutti i problemi. Ma sì, loro potevano fare un gioco senza gli insediamenti, avrebbe venduto lo stesso. Ma visto che loro sono persone serie, vi hanno dato qualcosa di più.
Tipo le dietro degli insediamenti, le meccaniche, il gioco, il fatto che sia un mondo dinamico dove puoi incontrare di tutto e di più, che si scontrano, che ognuno c'ha proprio vive anche senza di voi. Ma voi, veramente voi, non avete il cervello per sta roba qua, lasciate perdere! Non è roba per voi, andate a giocare a The Order, come vi ho detto prima, andate lì, siete contenti e basta. Cioè, in un periodo dove esce solo merda, dove escono merda di giochi, questo è una perla! Questo è un pezzo d'oro, un pezzo da 90! Ma voi non lo capirete mai perché non avete il cervello! Siete dei coglioni! Punto! Quindi andate a fare lo speedrun di vostra mamma, in quanto tempo lo prende in figa. Poi mi fate il video. Anzi, non c'è bisogno perché ci penso io a fare lo speedrunning a vostra mamma. Non c'è bisogno. Ma non vi vergognate? Ma ce la fai? Ma dove vivi? Comunque, per tutti quelli sani di cervello, martedì inizia la serie su Fallout 4. Preparatevi, inizia la serie martedì. Tenete l'uccello a freno. Si parte. Ah, PS, chi ha streamato il gioco è un tumore! Tanti like per Capobassone, agagagagra.